Movita ad Agenzia Radicale, una testata storica all'interno dell'area radicale, un'agenzia che col tempo è cresciuta anche in termini di contatti, ma che anch'essa si nutre sostanzialmente del lavoro militante e non ha, diciamo, un apparato classicamente configurato in una struttura giornalistica. È un insieme di militanti, di studenti che collaborano su una linea politica, quella dei diritti umani, dei diritti della persona, intorno alla quale è portata tutta la nostra iniziativa. Negli ultimi mesi, anche per spinte del dottore capo Antonello Marlo, abbiamo pensato di arricchire, diciamo, il lavoro di analisi e di informazione attraverso un mensile online, il mese appunto che oggi presentiamo, concependolo dentro una lettura che più consona ai tempi che viviamo e agli strumenti di comunicazione che sono oggi ritenuti sempre più essenziali. Il mese in realtà è un mensile, come dice appunto il nome, che ha come obiettivo quello di proporsi per un pubblico sempre più ampio oramai, fortemente collegato a quegli strumenti tecnologici che sono appunto l'iPad, smartphone, tablet, e che producono anche un nuovo sistema di comunicazione. Noi cercheremo di adeguarci in questo senso, stiamo sperimentando con questo numero zero, facciamo un primo approdo e cerchiamo di realizzare uno strumento nel quale cercheremo di collegare approfondimento e analisi, ma anche con una nuova visione della comunicazione fortemente collegata a questi nuovi strumenti. Per cui si può ben intuire, multimedialità, interazione saranno parte integranti, anche noi dobbiamo imparare a fare una cosa del genere. Immaginate soltanto la possibilità di trasferire dopo questa sperimentazione sull'agenzia uno strumento del genere, naturalmente con la speranza di poter allargare anche l'area di nostre forme di approfondimento. Ci siamo dedicati prevalentemente al tema dei diritti umani e dei diritti della persona in linea con la storia e la cultura della vicenda radicale, ma non abbiamo mai trascurato anche il quadro politico, gli equilibri politici e anche il contesto internazionale. Ora procediamo più o meno in questi termini. Innanzitutto voglio anche comunicare, anche per chi dovrebbe ascoltarci via radio, che questo primo numero è coinciso anche con una battaglia in corso in questo momento da parte del Partito Radicale, del suo leader Marco Pannella, che è quello appunto del carcere. Cercheremo poi di descrivere i termini anche del modo in cui abbiamo trattato in questo mensile il tema del carcere fuori legge. Procederei però adesso con questo tipo di interventi. Antonello Marlo ci illustrerà un po' anche di come è concepito nel web questo strumento. Diciamo che il cartaceo per degli americani continuerà ad uscire, l'agenzia continuerà a essere prodotta. Noi non abbiamo finanziamento di sorta, e direi che il paradosso vuole che casomai per un soggetto del genere è più difficile essere nel mercato anche fiscale e finanziario. Perché è evidente che la legge per l'editoria, il primo obiettivo che si deve proporre è essere o un grande gruppo editoriale o qualcuno che non produce informazioni e giornali.
Se poi tu fai un giornale, lo fai per 35 anni, sei la persona meno adatta. Se avessimo prodotto mozzarella o carciofini, sicuramente ci mettevano in linea con la possibilità di poter contare sul finanziamento pubblico. Ma siccome facciamo una rivista fisicamente documentata, che proprio si può toccare, questa cosa qui ci rende assolutamente non idonei ad essere fruitori della legge sul finanziamento per l'editoria. È tautologico, una legge per l'editoria non devi produrre editoria per essere in condizione di avere soldi per l'editoria. Ed è un fatto, direi, proprio in linea con il background del nostro regime partitico. Il punto fondamentale è che adesso Antonello ci spiegherà come questo prodotto che verrà, ci auguriamo, venduto, per una volta mettiamo in campo una rete di comunicazione per la vendita, cercheremo di strutturarci anche in questo senso, costerà 2,5 euro per l'acquisto via online e in numeri, sono 11 numeri all'anno, e, anzi 3 euro, mi pare, 3 euro al numero, e 25 euro all'anno per l'abbonamento. Naturalmente poi gli altri dettagli potremmo descriverli in fase successiva. Per il momento diamo insieme, spogliamo insieme questo numero zero, che è appunto sul carceri, sulle carceri, il termine carceri di legge, che assume in sé anche quelli che sono gli aspetti che abbiamo voluto indagare e che poi meglio svilupperemo anche con il contributo di alcune che ci hanno portato il loro aiuto nella lettura della vicenda delle carceri come punto di sintesi della catastrofe giustizia. Allora, ad Antonello Marola la parola per sfogliare insieme questo numero zero del mese di Guadagnino. Allora, innanzitutto volevo partire dalla scelta del titolo, insomma del numero, il numero zero appunto. In genere le cose generali si tengono private, invece noi abbiamo deciso di metterlo subito in rete, in modo per confrontarci con gli altri, con i lettori, anche con le persone che collaborano con noi, in modo poi, in una fase successiva, nella numerazione che da settembre prenderà logica normale e ordinaria, dal numero 1, poter apportare poi i cambiamenti necessari, naturalmente, di cui ha bisogno un prodotto nuovo che si pone appunto a metà tra l'agenzia quotidiana, quella che noi facciamo, l'agenzia radicale, e invece il bimestrale di approfondimento cartaceo. Naturalmente questo tipo di prodotto sarà sempre più nel tempo, già nei numeri successivi, adeguato alle esigenze appunto della lettura di oggi, che è una lettura, per usare un termine un po' rettale, smaniosa, che c'è su internet, e quindi c'è bisogno di scrivere di meno parole, più contenuti, qualità e interattività. Quindi naturalmente ciò significa che i numeri successivi saranno sicuramente proiettati verso questo tipo, nella logica appunto dell'iPad, dei tablet e dei quotidiani o dei mensili o comunque dei periodici tipicamente online. Sappiamo che tra l'altro è una sperimentazione. Anche altre, insomma, riviste ben, diciamo, più quotate dal punto di vista anche economico, che si stanno spingendo naturalmente sul web, che ormai resta, diciamo, è diventato il futuro dell'informazione e della comunicazione. Il numero, naturalmente, questo numero, scorrendolo, già si può vedere un po' la fisionomia che aveva anche nella divisione delle rubriche. Naturalmente il primo piano è l'approfondimento che poi darà anche la copertina mese per mese, l'abbiamo chiamato Zoom, volutamente con la U, grazie anche all'intuizione di Luigi Rintallo, che ci suggeriva di diciamo, nominare questo nome qui, Zoom con la U. E sarà, diciamo, un numero di approfondimento. L'altra rubrica, ci sono poi alcune altre rubriche che ci seguiranno ogni mese, naturalmente varierà a seconda delle esigenze, però sostanzialmente avremo una rubrica che chiameremo Agenda Radicale, nella quale cercheremo di seguire mese per mese le campagne o comunque l'attività
di radicali comunque dal punto di vista politico, sia a livello nazionale che a livello internazionale. In questo numero, aspetta un attimo, si può cliccare direttamente sui titoli, si va direttamente a... Usiamolo momento per momento, non manca una pagina, ci fa vedere le varie pagine. E quindi in questo numero dell'agenda radicale l'abbiamo dedicata alla campagna delle mutilazioni genitali femminili, naturalmente che vede i radicali in prima linea, in particolar modo Emma Bonino e l'associazione C'è Pace Senza Giustizia. E facciamo un po' il punto della situazione e all'interno del numero, anche per dare un po' l'idea di ciò che poi vogliamo fare in modo sicuramente più puntuale nei numeri successivi con l'interattività, abbiamo un'intervista alla cantante africana senegalese Sister Fa, e dalla nostra Flore Murad Jovanovic, è una video intervista, quindi naturalmente c'è la possibilità a chi scorre la rivista di leggere la breve introduzione, poi sarà riportata direttamente nel canale di Agenzia Radicale sul web, dove è stata postata, comunque inserita la video intervista. L'altro l'altra rubrica che comunque ci seguirà in un certo senso mese per mese e con la quale cerchiamo anche di fare un link col passato recente e anche remoto della rivista Quaderni Radicali Cartacei, che ormai appunto 35 anni, nella quale ci sono innumerevoli quantità di contenuti ancora molto attuali, che possono essere comunque riportate all'attualità politica, segno anche forse che per molti aspetti non è cambiato molto, e mese per mese cercheremo di appunto di richiamare il passato per raccontare poi il presente con un articolo, un rimando della rivista cartacea o dei numeri, dei 106 numeri ormai della rivista di Quaderni Radicali. In questo numero siamo partiti con Arabi Democratici Liberali, che il primo piano, rappresenta il primo piano del numero 101 di Quaderni Radicali, dedicato appunto all'Associazione Arabi Democratici Liberali, dove naturalmente si segnalava dallo slogan della campagna di lancio dell'Associazione Arabi Democratici Liberali, cosa c'è di strano, si richiamava un poco ciò che poi sta accadendo e che stanno scoprendo tutti quanti oggi con la primavera e le rivoluzioni nel mondo arabo, Nord Africa, e tutti stanno scoprendo che comunque c'è la stessa fame di libertà che abbiamo noi, e quindi essere arabo o musulmano o quant'altro non significa che non è sinonimo di comunque dittatura o comunque violazioni di diritti umani e quant'altro. In questo caso quindi abbiamo richiamato questo tipo di tema. Poi un'altra rubrica che ci accompagnerà sarà quella del non OLED, che è una rubrica che noi dedicheremo ai temi di economia. Questo numero lo abbiamo dedicato da un pezzo di Giovanni Lo Savio, un po' sulle indagini statistiche e sul modo con cui magari vengono rilevati i dati della disoccupazione e dell'occupazione, che si differenziano a seconda degli istituti, e quindi a volte naturalmente non si comprende quale sia la realtà dei fatti e della logica. In ultima analisi poi abbiamo una grande rubrica che noi cercheremo sempre più di sviluppare, che poi è quella che secondo il mio punto di vista, anche dal punto di vista dell'audience, ci può dare molto, è quella della rubrica delle visioni, dove saranno inserite, dopo ce ne parlerà più compiutamente Florence Ursino, che è più o meno la curatrice della rubrica, dove ci saranno introdotti temi di cinema, teatro, libri, mostre, dove ci sarà anche la rubrica delle proposte di lettura della redazione stessa. E un po' in questo numero abbastanza corposo, abbiamo tre interviste, una a Faenza, Roberto Faenza, Sossibio Forever, Neri Marco Re, tra satira e politica, e infine sulle mostre Achille Bonito Libera, più o meno ho detto
non vorrei annoiare molto, più o meno in soldoni quello che potrete trovare in questo numero. Prima di cedere la parola a Geppi e a Flores, vorrei appunto segnalare quanto diceva Geppi sulla necessità, veramente questo è un prodotto che noi diamo sul mercato, erroneamente spesso nell'ambiente radicale si ritiene comunque, diciamo, si fa 2 più 2 4, si è convinti che comunque la struttura e il network di quaderni, agenzia e adesso del mese si è in qualche modo anche aiutato economicamente o finanziato dal Partito Radicale o comunque dalla Radicale. Ciò non avviene e quindi di conseguenza noi comunque per poter andare avanti o comunque per cercare di migliorare anche la qualità del prodotto abbiamo comunque bisogno dell'acquisto, che comunque modico, comunque della partecipazione di chi è interessato alle cose che facciamo. Proprio per questo motivo siamo sul mercato, c'è la possibilità attraverso il sito di nei mesi successivi di acquistare la rivista, possibilmente fare un abbonamento, come abbiamo detto il pagamento può avvenire sia direttamente con la procedura online oppure magari chi si può comprendere ancora oggi qualcuno sia diffidente sull'utilizzo, secondo me ingiustificata la difesa, perché i sistemi sono decisamente sicuri, noi ci avvaliamo di un circuito collaudato e all'avanguardia in Italia, quello di Banca Sella, che consente appunto l'acquisto sicuramente efficiente dell'abbonamento online attraverso carta di credito, la registrazione, oppure chi è un po' diffidente potrà fare comunque la stessa banca un bonifico e poi segnalando comunque tutti i dati necessari per ottenere la password. Per il resto, insomma, credo che comunque visto i tempi anche abbastanza brevi, direi che posso chiedere la parola a Gentile. Va bene, adesso più o meno si è visivamente osservato cosa intende essere questo mensile online. Evidentemente per noi, come abbiamo già detto, è una sperimentazione. Credo che la scelta di puntare su un primo piano, un zoom per ogni numero, corrisponde anche al tentativo di essere in linea con dei possibili approfondimenti, ma non scontatamente proposti dal nostro sistema informativo, il quale evidentemente ruota intorno a quei piccoli elementari dati, che abbiamo fatto più grande, al quale poi chiederei di dare un contributo, ruota intorno al fatto che ci sono 6 o 7 esperti che si occupano dai cavalletti di Bruxelles ai problemi della psiche umana, dai problemi delle guerre in Africa ai problemi dei sughetti della Val Sugana, e quindi sono sempre gli stessi che ruotano intorno fondamentalmente a Vespa e a qualche altro, oltre poi alle informazioni che vi dicevo. Ecco, dunque, cercare di poter leggere fuori da questa scontata, direi omologante, struttura partitocratica è l'obiettivo a cui puntiamo, con la consapevolezza di essere comunque portatori e diciamo in sintonia con la lettura radicale, che poi in sintesi trova nella peste italiana la sua più forte rappresentazione, che per peste italiana è appunto un documento politico che assume 60 anni di partitocrazia del nostro paese. Ma qui oggi, più che approfondire gli aspetti più politici, noi puntiamo a delineare i caratteri di questo tipo di rivista. Io volevo chiedere proprio, visto che poi deve andare in aula, a Marco Beltrandi di provare a leggere dal suo punto di vista, con il suo lavoro in sede istituzionale, che è quello appunto della presenza radicale della Commissione di Vigilanza Radiotelevisiva, di descriverci la sua valutazione su questo esperimento che cerca di intercettare i nuovi strumenti di comunicazione e di insediare in questi strumenti, un segmento culturale in qualche misura allontanato dalla percezione. Prego Marco. E poi in fase successiva cercheremo di fare alcune valutazioni di merito sul percorso che abbiamo seguito in questi anni e alcuni approfondimenti, in particolare l'amico Fabio Viglione, sul contenuto di questo primo numero zero, che appunto è quello del carcere. Allora, io ringrazio Giuseppe Ripa e naturalmente tutta la sua redazione per l'invito. Lo ringrazio per questa iniziativa, perché c'è un fatto che a mio avviso è
merita di essere sottolineato. Cioè, voi, chi non conosce i Quaderni Radicali, può benissimo vedere anche dal numero zero della rivista mensile, ma anche prendendo un qualsiasi altro numero della rivista Quaderni Radicali, può subito constatare una caratteristica, che la qualità è altissima. Cioè, siamo in presenza di un prodotto editoriale veramente di altissimo livello. Il fatto che io parli qui non voglio che generi una confusione, cioè Quaderni Radicali si chiama, ma in realtà gli orizzonti sono decisamente molto più ampi dell'area radicale in sé. Basta vedere i contributi, il livello dei contributi che vengono apportati a questo lavoro, editoriale, che ha 35 anni alle spalle e che appunto assicura costanza e qualità altissime, che meriterebbero ben altra diffusione. È per questo che io, nel fare gli auguri a questa ulteriore iniziativa che arricchisce l'offerta editoriale di Quaderni Radicali, non posso che dire che la diffusione, il successo saranno un po', come posso dire, lo specchio di quanto il sistema italiano possa tollerare la diffusione appunto di un prodotto di alta qualità con contenuti importantissimi e costanti nel tempo, cioè nel senso che è una qualità non che ondeggia, è una qualità costante. E vorrei anche ringraziare personalmente Geppi Rippa, perché nella nostra area è portatore, cioè è un indefesso portatore di pensiero, di capacità di riflessione, di proposta, cioè è un motore, che serve, ripeto, anche a noi che facciamo l'attività istituzionale, serve nel dibattito anche interno della nostra area, ed è appunto uno delle non troppe persone che pensano e che sono in grado di contribuire col pensiero a un'attività politica che ha anch'essa forti tradizioni, ma che, come posso dire, ha sempre bisogno di contributi e di contributi di livello. Quindi il lavoro che in realtà svolge Quaderni Radicali, anche solo rispetto all'area radicale, ma ripeto, l'importanza dell'iniziativa è decisamente più vasta, ma anche solo per quello che riguarda l'area radicale, è importantissimo. Grazie. Ed è di livello poco consueto, mi permetto di dire. Quindi io faccio i migliori auguri, vi complimento per il numero zero, spero di riuscirlo a consultare anch'io e mi scuso perché devo andare in aula che abbiamo votazioni fra veramente poco. Grazie davvero. Grazie all'onorevole Piotrandi. Adesso in fase di successione facciamo due piccole incursioni. L'una la farà Florence Ursino, che è capo redattrice dell'agenzia di Valeria del mese e capo servizio del professore Antonio Nova, e che cura particolarmente la rubrica di visioni. Visioni scorre lungo il percorso di soggetti del mondo della letteratura, dell'arte, del teatro, della musica, ed è un modo con il quale noi cerchiamo di sollecitare questo approccio libertario, che pure è molto presente in un mercato del mondo dello spettacolo, molto spesso occupato, ma militare proprio dal sistema informativo, dalla filiera RAI, sistemi informativi ufficiali e codinerie che gli stessi artisti vanno ad esprimere con particolare continuità. Il lavoro che noi facciamo, come vedrete adesso Flavio lo spiegherà, è particolare. Evidentemente abbiamo l'agenzia che quotidianamente mostre, cinema, letteratura, ma qui facciamo un lavoro leggermente diverso. Naturalmente stiamo cercando di imparare anche noi come scrivere in uno strumento particolare come questo. Faccio un solo esempio: Murdoch fa da circa 3 mesi un quotidiano che si chiama The Daily, su quale ha investito 200 milioni di dollari e ha preso 180 redattori nuovi, su quale si sta lavorando. Per noi non siamo neanche una struttura editoriale, siamo un gruppo volontario di persone, stiamo cercando di stare con il professore, se si vuole anche con la munizione politico-culturale di cui ci sentiamo portatori,
di essere in grado quantomeno di fornire un nostro contributo in quel perimetro vasto che è il web, che è la grande ricchezza ma anche il grande rischio. È bene che questa cosa venga messa in conto, non è che il web sia un scorrimento naturale delle cose belle contrapposto alle cose brutte, può contenere in sé anche una molteplicità di perversioni che molto spesso finiscono per influenzare e indirizzare in modo anche abbastanza strumentale. E la realtà è lo specchio di una realtà che corre su altri binari e comunica con una velocità in modo smart per tutto quanto. Noi cerchiamo di farlo, naturalmente qualche volta siamo messi in difficoltà anche dal modello di agenda politica e culturale che questo paese vive. Molto spesso assistiamo a fenomeni culturali che sono assolutamente impropri e che non sono riferiti al nostro contesto. L'Italia è un paese, per dirla tutta, ma poi chiederò ad Anna Maciapannucci di portarci il suo contributo, che è assente sul piano della percezione delle politiche estere. I fatti dell'estero ci cadono addosso in modo casuale, vengono illustrati in modo ed amplificati, ma sostanzialmente in Italia manca una cultura informativa che guardi all'estero con tutte le interazioni che la situazione corrisponde. E questo è un limite che in qualche misura ancora più intensamente si respira qui, in questa istituzione. L'ho vissuto io quando ho fatto il parlamentare, lo vivrà l'amico Bertrandi come gli altri deputati radicali. Le istituzioni sono sostanzialmente chiuse a riccio e non sono un punto di comunicazione, al di là della retorica ufficiale che poi ci viene comunicata. Ma andiamo per ordine. Allora, Flo, dacci tu una lettura di visioni. Beh, io comunque ormai ho pochissimo da aggiungere quello che hanno detto Marello e Geppi. Visioni è una rubrica sullo sguardo, appunto. Lo sguardo soggettivo di chi che si riversa su uno schermo, su un palcoscenico, sulle pagine di un libro, su una tela, insomma su qualsiasi forma d'arte. Ma come diceva Geppi, come noi quotidianamente già facciamo un lavoro di recensioni di cinema e teatro e mostre su agenzia, col Mese, che è appunto uno strumento nuovo, abbiamo cercato di rendere anche diverso questo sguardo, dando la parola alle persone che fanno il cinema, che fanno il teatro, persone che si raccontano, come Roberto Faenza per Silvio Forever, il suo ultimo film, un film che non ha avuto una risonanza particolare, forse perché ci si aspettava il solito gioco al massacro nei confronti del premier Silvio Berlusconi, così non è stato. Quindi quello di Faenza è uno sguardo diverso, ed è appunto il suo tipo di sguardo, la sua visione che noi volevamo dare di salto. Marco Re, anche mille volte di me di Marco Re, un attore eclettico che anche lui ha fatto parte del cast di Silvio Forever come voce fuori campo, molto bella, del Presidente del Consiglio. Quindi per quanto riguarda il teatro, dopo l'intervista a Neri Marco Re, è un lavoro straordinario, secondo me, di Anna Concetta Monsalino su Bob Wilson, questo grande sperimentatore del palcoscenico dell'avanguardia americana. Poi per quanto riguarda l'arte vera e propria, abbiamo l'intervista ad Achille Bonito Oliva, che molto ironicamente si è definito la transavanguardia. Infatti lui è il fondatore e l'ideatore di questo movimento artistico nato negli anni Ottanta e ancora attuale, come lui stesso racconta, come potete avere modo di vedere sicuramente. Alla fine della rubrica abbiamo la redazione a letto, in cui l'H è tra parentesi, perché ci è piaciuto giocare sul fatto che ognuno di noi, penso, abbia sul comodino un letto, un libro, prima di andare a letto. E quindi abbiamo giocato un po' così, e sono mini recensioni di libri che possono piacere o non piacere, essere piaciuti o no a chi li ha letti. E poi abbiamo alla fine il nostro grande criticone musicale, che non è sempre la vera e propria critica all'album o a un artista, ma sono piccole schegge di malignità a volte da parte del nostro Adil Mauro. Insomma, ovviamente anche questo è un rubrico, come diceva Antonello, che deve ancora trovare una collocazione ben precisa. Però questo è quello che volevamo fare, dare insomma visioni diverse da quello che in genere si dà. Ok, voglio aggiungere che
corso anche degli approfondimenti sul campo magico, ci sono splendido intervento anche in sede critica di Roy Young da parte di Vincenzo Lorica, che credo costituisca un elemento di grande interesse. Aggiungo che questo numero zero è fruibile gratis, quindi chiunque può andarlo a vedere cliccando su www.quaderniradicalionline.com oppure su agenziaradicale.com e quaderniradicali.com, dove ci sono appunto i link per il sito del mese. Nel numero del mese, come avete sentito, c'è anche la rubrica ieri dicevamo. In realtà è un tentativo di andare a recuperare materiali eccezionali per intensità, per lucidità e anche per grande capacità interpretativa dell'attualità, che credo noi abbiamo voluto esprimere proprio partendo dalla nostra esperienza personale, l'esperienza di Anna Giacomo Bucci, che è qui vicino a me e del sottoscritto, quando abbiamo fondato l'Associazione Arabi Democratici Liberali. Anna è qui in Italia, tra l'altro, vive tra Gerusalemme e Washington, e qui in Italia per presentare, come sarà in tutte le librerie, il suo nuovo libro Pakistan Express, di cui fra poco ci parlerà. Sul numero del mese viene riassunto un po' la genesi della nascita dell'Associazione Arabi Democratici Liberali, il numero di quaderni dedicato all'associazione, tutti i contenuti, direi anche anticipatori del fermento che tutto il Nord Africa ha vissuto. Ma c'è da aggiungere che questo fermento non è detto che debba per forza canalizzarsi in termini di aspettative democratiche. Le aspettative dei soggetti, dei giovani, delle realtà sono intensamente votate a questo. Non so se l'atteggiamento dell'Occidente, del mondo nel suo insieme, corrisponde a questo tipo di domanda. È una situazione in bilico, drammatica, intensa, piena di rischi, ma anche grandi prospettive, grandi speranze. Anna ce ne potrà fare un breve racconto, casomai potete individuare anche il sito di Arabi Democratici Liberali sempre sul web con appunto arabidemocraticiliberali.com e anche su questo piccolo volantino che abbiamo riassunto un po' le varie attività che il network Radical Approach sta producendo. Anna Maciel Patrici. Questo numero che mi ha inviato tra l'altro di nuovo gli articoli che avevamo pubblicato tre anni fa, del 2008. Io mi ricordo anche qualche settimana prima che queste rivoluzioni accadessero, a nessuno interessava molto dei movimenti liberali contro le dittature. Mi ricordo addirittura che molti quotidiani, io ho vissuto in tutto 6 anni in Tunisia, e mi ricordo quando uno diceva vado a Tunisi, lo diceva un quotidiano, non interessava per niente, cioè, Tunisi, non c'è niente a Tunisi, vado dall'altra parte. Oggi invece con la rivoluzione in Tunisia tutti sono andati a Tunisi, è diventato un paese molto interessante da seguire. Così come ciò che è stato scritto nel 2008 dei liberali, dei democratici che combattevano contro le dittature, non interessava a nessuno qualche anno fa che qualcuno combattesse contro il regime di Mubarak. Oggi invece vengono a ricercarci per dire ma chi sono quei contatti che avete che combattevano contro il regime, contro la dittatura, chi sono? Però quando veniva detto solo 2 settimane prima della rivoluzione nessuno interessava, quindi penso che un po' questo approfondimento riassuma. Volevo dire questo, che il per cogliere l'occasione anche per pubblicizzare, questo libro Pakistan Express di notevole interesse, perché innanzitutto ci dà una fotografia di un Pakistan non necessariamente ancorato alla visione che vogliamo, talebana o transista, ci dà un spaccato di una società che vive tensioni ma vive anche speranze, ed è legato all'esperienza diretta di Anna, è vissuto per molti anni in Pakistan. E dove? A Abbottabad, cioè paradossalmente il piccolo centro dove poi è stato ammazzato Osama Bin Laden, e la sua casa era a 800 metri da dove poi sarebbe stata la mia. Ed è interessante questo scorrere di un racconto che ci delinea figure, persone, individui e cibo. Il cibo come punto che accompagna appunto il Pakistan Express, vivere e cucinare all'ombra dei talebani,
Ed è molto bello il fatto che dico si concluda con il richiamo che Anna fa ad un giovane pakistano trasferitosi poi a Londra e tornato poi ad Abbottabad, dico bene, questo giovane Tufail che sposa appunto una pakistana, torna lì, viene minacciato, ma poi decide di restare e conclude il suo giorno di spero che le minacce cessino, ma se proseguiamo non ci lasceremo intimidire, anche se significa cucinare la roba dei talebani, dei fondamentalisti e degli oscurantisti. Cioè c'è questo messaggio di vita contrapposto a una forma di fondamentalismo, e credo che questo libro sarà poi oggetto di un oggetto di attenzione, mi auguro, da parte di un sistema informativo molto spesso poco votato a fare di testi fondamentali elementi di attenzione e di approfondimento. Molto spesso noi abbiamo in Italia personaggi assolutamente marginali che fanno i loro testi, che vengono pubblicizzati, i direttori di giornali, i futuri leader, avremo futuri leader probabilmente che fanno i direttori di giornali, poi fanno i libri assolutamente insignificanti e poi diventano anche leader politici. È un mercato condotto a livello etero diretto, in cui il primo elemento è che l'individuo non deve essere autonomo e non deve pensare, deve essere accodato a dinamiche ideologiche e deve essere quindi un soggetto facilmente indirizzabile dentro a certe dinamiche. È il contrario di quello per il quale noi continuiamo a fare una battaglia, in questo caso attraverso un dato editoriale. Grazie Anna, comprate tutti i libri quando lo troverete in libreria, e volevo chiedere un attimo a Fabio Viglione di aprire un attimo con noi il tema specifico del carcere fuori legge, perché evidentemente il numero è centrato su uno Zoom che ha per oggetto la tragedia del carcere nel nostro paese. È vero, tutto il mondo vive una situazione carceraria terribile, e qui colgo l'occasione per ringraziare Eleonora Calvelli che ha illustrato questo mondo. Ci sono le foto che lei ha fatto al carcere di Rebibbia, foto che purtroppo sono state limitate soltanto a luoghi fisici, non è stato possibile fotografare il vissuto interno del carcere stesso, esiste una legge che non proibisce, quindi non la si è potuta limitare ad accogliere nella sua macchina fotografica le immagini che lei stessa ha reinterpretato fisicamente, rigidamente, attraverso l'edificio e gli oggetti che nell'edificio scorrono. Però il tema delle carceri, immaginate e intuito come punto terminale della crisi della giustizia, è talmente evidente sotto i nostri occhi e ha raggiunto momenti drammatici che sono descritti anche in questo numero, con un numero di morti incredibile, con un numero di suicidi, cioè con una tragedia reale che sembra scorrere nella indifferenza diffusa in questi giorni drammatici in cui il leader storico radicale Marco Pannella, ancora in sciopero della fame da circa dall'inizio di aprile e con 5 giorni di sciopero della sete, con un momento di amplificazione per poche ore quando il capo dello Stato ha ritenuto di portare il proprio contributo, e con la caduta nel dimenticatoio, come se dire è accaduto un terremoto, sta franando la montagna, sì è gravissimo la montagna, è gravissimo, poi finisce l'illuminazione, la montagna continua a franare, la gente viene da volta e loro sono completamente indifferenti, cioè ogni volta viene iscritto nel cuore, oltre che nel cervello, abbastanza molto poco ricco della classe delle nostre istituzioni, e poi ritorna la normalità per la quale non voglio più adesso fare affermazioni offensive, perché da questo mi sento estremamente tentato in questo momento, e quindi depisco tutto trasferendo la parola a Fabio. Buonasera a tutti, io voglio ringraziare l'amico Geppi Rippa, il quale non finirò mai di riconoscere non per piaggeria o per fare complimenti in queste occasioni, nelle quali si ringrazia, è chiaro, si viene invitato, si ringrazia dell'invito. Poi sto parlando in un autorevolissimo consesso, per cui il ringraziamento è obbligatorio, no, è un ringraziamento sincero. E un ringraziamento a chi, soprattutto sui temi della giustizia che mi stanno a cuore, perché sono diciamo un operatore del diritto, un manovale del diritto, faccio l'avvocato, quindi mi occupo non solo diciamo delle mie cause, ma mi piace spesso fare delle analisi un po' più ampie, perché credo che siano necessarie insomma porsi dei problemi che superino anche il caso singolo, l'utile particolare del procedimento che mi occupa e che mi vede come detto prima. Devo ringraziare l'amico Geppi Rippa, perché si è parlato di iniziativa editoriale un po' di nicchia
io credo che qui siamo di fronte all'artigianato, che come tutti gli artigianati rispetto invece alle produzioni di scala industriale, viene fuori la qualità. Viene fuori la qualità e la ricerca del dettaglio, del particolare. Cioè, mai come per questi temi è necessario un approccio come quello che da anni Geppi Rippa propone, un approccio attento a tutti i contributi, ad analisi di effetti e cause, ma mai inseguendo le mode, mai inseguendo il leitmotiv di cronache così, tanto per seguire l'onda. Cioè, si è sempre posto questi quesiti, ha sempre approfondito queste tematiche della giustizia, prescindendo dalle mode del momento. E soprattutto una cosa che riconosco, arrivando sempre prima, ormai ci conosciamo da tanti anni, anche sui problemi della giustizia, molto spesso parlava in modo isolato perché anticipava dei problemi che poi sono esplosi. Questo numero è un numero che ovviamente si lascia leggere con grande naturalezza e con grande piacere, anche se i temi sono drammatici. Sono drammatici perché, come aveva già ricordato prima lo stesso Geppi, suicidi sono arrivati credo al 28esimo dall'inizio del nuovo anno, la popolazione carceraria, se non erro, ha superato le 65.000 unità a fronte di 45.000 posti, chiamiamoli così. Allora certo, parlare di riabilitazione, di funzione di rieducazione, parlare di un carcere che dovrebbe restituire persone che tornano per reinserirsi, fa un po' sorridere, un po', diciamo, quasi beffardo. E soprattutto sulle misure alternative qualcosa in più si deve e si può fare. Se a ciò aggiungiamo i problemi dell'edilizia carceraria, è ormai il 2011 che ci dà una distanza rispetto al 2006, al 2012, che ha di fatto vanificato molti degli effetti benefici dal punto di vista quantitativo dell'indulto, ecco che su questi temi il numero di mese, quindi il numero che ci propone, il numero zero che ci propone Gettiva con i suoi validissimi e valorosissimi collaboratori, rappresenta veramente un ottimo punto di partenza. Che dire, auguro non soltanto per loro ma un po' per tutti, che veramente tutti lo leggano, tutti con la comunità abbiano un minimo di attenzione nei confronti di questa pubblicazione. Auguro a questo mese la fortuna che merita. Credo che sia arrivato, sempre perché, come dicevo, Rippa precede il cambiamento e comunque intuisce sempre un po', ma sia arrivato, sì, nel momento si è parlato di sperimentazione, nel momento in cui questo network si completa con Agenzia Radicale, con Agenzia Radicale Video, è arrivato in un momento in cui sicuramente è una sfida, perché come ha ricordato Rippa, entrare così poi senza paracaduti sulla rete e anche rischioso, perché poi bisogna proporre contenuti, bisogna sempre confrontarsi, ma sono certo che non si ha paura quando si hanno soprattutto metodologie di approccio così liberali, così aperte e certamente così idonee anche ad avere quegli anticorpi per combattere quello che non sempre è piacevole e che la legge spesso propone. Grazie a tutti, grazie a voi. Bene, grazie a Fabio Miglione, voglio ricordare e ringrazio che sono presenti Mina Welby e Michele De Lucia, che spero possano portare un piccolo contributo a questa nostra inaugurazione, tra virgolette, del mensile online il mese. E volevo chiedere per la rapida successione a Luigi Intallo e a Silvio Pergamino di portare il loro contributo in questo, sul tema del mensile online e anche sul contenuto dello Zoom del Giuliano di questo anno. Buongiorno a tutti, allora, io sono Vitalo, conosco Geppi da 20 anni ormai e devo dire che l'iniziativa intrapresa soprattutto grazie allo stimolo di Antonio Paolo mi ha in qualche modo ringiovanito, ecco, perché
penso che bisogna guardare con ottimismo a questa iniziativa. E l'ottimismo mi deriva da una sensazione che comincio ad avere, ad avvertire, e cioè che sta crescendo l'avversione nei nostri confronti. E quindi questo è un fatto positivo. Più cresce l'avversione nei nostri confronti, più significa che noi contiamo qualche cosa, diciamo qualcosa di nuovo. E questa è un'occasione di dire qualcosa di nuovo anche nei temi che affrontiamo in questo Zoom, perché il carcere viene in genere raffigurato e rappresentato sempre o con una nota, diciamo così, di giustizialista, per cui tutti in galera, mettiamoli tutti in galera perché meritano questo e altro, oppure con quei detti che non hanno alcun senso, a brigante, brigante e mezzo, per cui ogni volta dobbiamo pensare di mettere in prigione per penare qualcuno. E invece noi diamo una lettura completamente diversa della questione, niente di tutto questo, e proponiamo una lettura che guarda all'uomo che sta in carcere, alla persona che vive in carcere, e questa persona non può essere trattata come un animale. Se lo trattiamo come un animale vuol dire che siamo noi i primi a esserci fuori dal consesso profano. Non ne facciamo più parte. La società ha chiuso con l'umanità. Per questo dobbiamo fare di tutto per trasformare le nostre carceri e, lo dico a titolo personale, puntare alla loro abolizione nella prospettiva futura, ovviamente. Perché non ha senso. Non è un sistema valido di punizione, non è un sistema valido per proteggere la società, non serve nulla di tutto quello che viene utilizzato nel carcere è utile alla società. Questo per parlare del Zoom, dello Zoom. E poi un'ultima cosa voglio dire riguardo all'iniziativa in generale del Quaderni Radicali Online. Penso che veramente questa sia un'opportunità da sfruttare a fondo e che veramente potrebbe essere l'occasione per entrare nel mondo di internet e cercare di andare oltre il muro, perché anche internet è un muro pericoloso, perché non è soltanto il luogo della libertà, ma rischia di diventare il luogo della banalità. Ricordiamoci che attraverso internet non è solo passata la rivoluzione dei gelsomini e degli altri, passa anche la banalità del terremoto a Roma. E quindi dobbiamo cercare di fare in modo che internet sia il luogo dove si parla di cose concrete, di cose serie, che facciano pensare i cittadini. Vi ringrazio. Grazie Luigi, Silvio Bergamino, e poi volevo chiedere a Mina e a Michele di portare il loro contributo. Però prima che Silvio incominci a parlare, Antonello voleva fare una serie di ringraziamenti a quanti hanno collaborato. Io voglio salutare anche la Mina, che è una stamattina qui. Poi volevo innanzitutto. Trichese, penso una mano per i tecnici, li chiamo. Volevo innanzitutto ricordare una cosa, perché naturalmente parliamo del mensile, però alcuni può sfuggire che il collegamento internet si può arrivare attraverso agenziaradicale.com, però è chiaro che il collegamento internet diretto è www.quaderniradicalionline.it. Da lì direttamente si entra nella pagina web dove poi è possibile scaricare il PDF. In più poi naturalmente volevamo ringraziare le persone che hanno contribuito a questo numero zero, in particolare molti ragazzi che ci aiutano anche quotidianamente nella redazione dell'agenzia e che hanno scritto, in particolar modo Andrea Spinelli Barrile, Alicia Vari, Alessandra Gabiti, Alessia Catolozzo, insomma, li leggo perché se no li dimentico, Alessandra abbiamo detto, Paolo Izzo, Florence va bene, poi Anna Concetta Consarino, Adil Mauro, penso Giovanni Maria Rosario che si occupa della rubrica di economia non OLED, Amelia Realino, penso che abbiamo almeno di quelli che hanno scritto in questo numero, poi ce ne sono altri che comunque sono diciamo nella fase di rullaggio e pronti per partire con noi con il numero 1.
Pergameno. Credo che non sia un caso che durante questo colloquio, ecco, che stiamo tenendo in questa sede, la parola sfida è ricorsa più volte e da ultimo Luigi Rintallo non ha usato la parola, ma praticamente è entrato nel vivo, direi, proprio di quella che è la sfida di fare questo mese. Perché? Perché in un mondo in cui si deve correre, leggere di corsa significa scorrere e scorrere significa banalizzare. Ecco qual è il punto, la difficoltà fondamentale alla quale noi andiamo incontro nel fare questo nuovo strumento di diffusione delle cose che pensiamo e che facciamo. Beltrandi prima ha voluto ricordare, lo ringraziamo di questo, che la produzione Quaderni Radicali, Agenzia Radicale, si è sempre qualificata per la sua qualità. E qui sta la difficoltà, cioè che tradurre quello che si scrive su Quaderni Radicali o anche quelli che sull'Agenzia Radicale sono sostanzialmente dei flash che allora si affidano all'intuito, no? E tradurre qualche cosa che poi deve sviluppare un pensiero, deve sviluppare delle argomentazioni, se no non si approfondisce, è difficile approfondire. Ecco, questa è la qualità in cui, diciamo, che rappresenta e che si concretizza nella sfida di fare un mensile online che quindi rappresenti uno strumento di approfondimento per forza di cose, ma farlo in maniera tale, diciamo, e con le capacità di essere così incisivi che anche un lettore affrettato, un lettore appunto online, sia in grado poi di cogliere quegli approfondimenti che in realtà si volevano diffondere. Ecco, questo secondo me è il punto che volevo sottolineare. Questa mi pare che sia appunto la sfida alla quale andiamo incontro e probabilmente, diciamo, ci vorrà un po' di allenamento, ecco, per venirne in capo. Sul tema delle carceri, che credo che sia oggi un tema di particolare attualità, è molto apprezzato quello che ha detto Luigi. Noi vogliamo vedere il carcere dal punto di vista di chi ci sta dentro. Questa è la realtà, diciamo, che contraddistingue la tradizione radicale, che poi diventa anche un momento, diciamo, uno strumento per affrontare, per dinamizzare i problemi che altrimenti rischiano di languire. Io il problema delle carceri, dico la verità, l'ho sempre visto dal punto di vista delle persone che non ci devono stare. Questo mi pare che sia il problema fondamentale che dovrebbe essere affrontato. Quindi l'amnistia sì, l'amnistia è stata proposta anche, cioè l'ultima volta che è stata fatta, per carità, non ne facciamo più. Però, diciamo, sul tema dell'amnistia si è ritornati anche ad alto livello. E il problema è quello della carcerazione preventiva, ma affrontare il problema della carcerazione preventiva significa affrontare il problema di che cos'è il diritto. Perché in realtà il diritto sì è uno strumento di garanzia, è uno strumento di precisazione, ma proprio, diciamo, di fronte alla molteplice varietà di quelli che sono gli interventi pubblici che si concretizzano nello Stato sociale, il diritto si riempie di un'infinità di nozioni e di concetti da cui l'attitudine interpretativa è di un'estensione enorme, e quindi a chi ha in mano, chi maneggia il diritto, chi ha il compito di utilizzarlo, per forza di cose ha in mano un potere enorme. Quando i giudici dicono sì, lo dobbiamo tenere dentro anche se non c'è stato il processo, perché c'è il pericolo di reiterazione di reato, il pericolo di inquinamento delle prove, il pericolo di fuga, ho capito, e qui è chiaro, no, che noi possiamo benissimo entrare tutti in prigione, perché tanto tutti possiamo commettere un reato e reiterarlo, tutti possiamo scappare, eccetera, eccetera. Ecco, con questo credo di aver detto che ho fatto il mio pensiero sia su Quaderni che su Mese di Quaderni Radicali, sia anche appunto sulla questione delle carceri che oggi in particolare ci occupa. Grazie a Silvio, Mina Welby, e poi di che ci aggiungi? Io sono impreparata, ma comunque io voglio dire una cosa molto sentita dentro.
la voce radicale dove si alza, dove parla, cerca sempre e dovunque dare dignità all'uomo, all'essere umano. Io credo che questi quaderni radicali, questo immenso dei quaderni radicali, avrà ancora più spazio, anzi credo uno spazio mondiale sul web, e spero che sia anche traducibile con Google o con altri motori di ricerca automaticamente. È possibile? Ecco, quindi io credo che sarà una voce non più soltanto nel nostro paese, ma sarà una voce internazionale, dove tante persone possono approcciarsi e veramente trovare il modo come trovare di nuovo la propria dignità, perché siamo noi a darcela, e la dignità non è soltanto il vestirsi e il come essere, ma come approcciarsi alla vita, come autodeterminarsi e come continuare a relazionarci con tutti gli altri. Io credo che questo mese dei quaderni radicali possono fare un grandissimo lavoro in questo senso. Grazie Gianpi per questo pensiero. Grazie a te per la testimonianza. Voglio anche dire che per il mese di quaderni radicali, come per agenzia, noi puntiamo all'idea, stiamo già cercando di sperimentare, di produrlo anche in lingua inglese e poi di ampliarne anche ulteriori ipotesi. Ho già spiegato prima che purtroppo noi procediamo con tutto l'armamentario, qualcuno ha definito artigianale, ma anche volontario, che a mio avviso però costituisce una grande scuola. Io sono molto fiero del fatto che moltissimi che hanno fatto un stage presso di noi oggi hanno ruoli importanti, scrivono importanti testate e mantengono con noi un rapporto di solidarietà molto significativo. È la nostra vera grande risorsa. Evidentemente poi in conclusione vi descriverò anche alcuni dettagli che riguardano squisitamente le modalità di abbonamento, questo piccolo network che viaggia da solo, ma viaggia con molta solidarietà, che a mio avviso è una vera grande risorsa. Relativamente poi agli abbonamenti, Antonello ne ha descritto le caratteristiche tecniche, poi se la finisci da anche se è possibile il numero, io vi invitiamo anche a fare questo attimo. Allora, Fidele. Beh, almeno in questa sede non tocca a me dare i numeri e fare i conti, è una vera liberazione. Molto brevemente, ringraziando Geppi di cuore per questo invito, sono qui per due o tre motivi che risuonano con parole come riconoscenza e gratitudine. Riconoscenza e gratitudine per un lavoro che ha la forza di decenni di durata e a mio avviso al passaggio ulteriore che è il motivo per cui si fanno tutte queste cose, che è l'iniziativa politica, proprio le urgenze di questo nostro tempo, non solo italiano, tutt'altro che solo italiano, che stiamo vivendo. Devo dire, non è un caso allora che siano quaderni radicali al 100%, che sia agenzia al 100% radicale e che sia ora il mese di quaderni radicali. Io ascolterò questi lavori con grande attenzione fino all'ultimo, anche perché vorrei dirti: considerami sin d'ora abbonato, attendo solo di sapere come si fa, ma soprattutto cercherò di portarne altri, perché credo che poi, ecco, queste idee meritino davvero di circolare, di essere condivise, di diffondersi e di diventare possibile, base per possibili iniziative politiche che poi alla fine per chi come noi che ha questa malattia da quando era piccolo è la cosa più importante di tutte, quella che dà più soddisfazione di tutte. Devo dire che il lavoro di Geppi e di tutti i suoi ha per me il senso, il valore
dell'apertura di una boccata di aria fresca e qualche volta anche di una salutare secchiata d'acqua gelata. Grazie mille. Grazie Michele. Allora, riassumiamo e chiudiamo qui anche questa presentazione. Esce, è già presente online, il mese di Padella di Cari. È un periodico, come dice il termine, mensile, che uscirà direttamente sul web, che viene concepito per i nuovi strumenti dell'informazione. Fondamentalmente stiamo lavorando per giungere anche a una scrittura in grado di essere fruita nella rapidità e anche nella completezza che questo presuppone, e abbiamo anche la coscienza che siamo ancora lontani dall'acquisizione di questo punto di vista di essere attrezzati in questa veste. Contemporaneamente cerchiamo di mantenere anche una attenzione a quelli che sono i temi di attualità. In caso del numero zero, che ha per Zoom nel primo piano il tema delle carceri, è coincisa con la grande e anche difficile e drammatica iniziativa radicale del leader Marco Pannella, che ancora digiuna e che in qualche misura ha fatto della questione delle carceri un punto centrale della sua azione di denuncia rispetto al sistema partitocratico e alla sua assenza di valori strutturali che siano in grado di risolvere la crisi che il Paese sta vivendo. Voglio aggiungere che il bimestrale per i radicali continuerà ad uscire, il cartaceo ha una finalità diversa e ha dei circuiti di distribuzione diversi. L'agenzia stampa, che è diventato poi il nostro faro di riferimento, continuerà a svolgere la sua azione di informazione e anche di collegamento con tutti gli aspetti che riguardano le nostre piccole e grandi frontiere, tra cui la più intensa l'abbiamo descritta, è quella dell'Associazione Arabi Democratici Liberali, che in qualche misura è una frontiera alla quale io invito a prestare una particolare attenzione, perché i fermenti sugli ultimi mesi non sono soltanto il segno di una domanda di liberazione, sono anche esposti ad un rischio enorme. In questo momento c'è un'azione, i segnali che noi disponiamo, abbiamo discusso anche con Anna, non sono del tutto rassicuranti, anche se contengono in sé una spinta emozionale enorme. Ci sono aspetti, per cui all'abbattimento dei dittatori non coincide naturalmente immediatamente la certezza che lo sviluppo sia in chiave democratica, e anzi in alcuni casi abbiamo la sensazione, almeno a giudicare dai rapporti che abbiamo tenuto con gli amici che hanno seguito la vicenda di Arabi Democratici Liberali, che non sono del tutto rassicuranti. Li seguiremo attraverso l'agenzia, faremo in modo che il mese possa approfondire, ci auguriamo che possa avere un piccolo spazio di attenzione il lavoro che stiamo producendo, e ci auguriamo che questo possa essere accolto anche dall'area radicale con una qualche benevolenza in più di quanto finora c'è stato per il lavoro che abbiamo prodotto. Grazie e a presto.